Buongiorno, siamo qui oggi venerdì 7 settembre di fronte al Palazzo di Giustizia di Pisa, come sezioni comuniste Gramsci-Berlinguer di Pisa, per denunciare una situazione che troviamo molto grave relativamente al Tribunale di Pisa, che sta diventando secondo noi il porto delle nebbie, così come una volta veniva chiamato tra gli anni 70 e 90 il Tribunale di Roma, perché lì finivano per insabbiarsi, dimenticate le inchieste. Così il Tribunale di Pisa ci sembra che stia subendo lo stesso andamento. Ci riferiamo per esempio al caso Sherry, il giovane paracadutista che è stato ucciso all'interno della caserma Gamerra e che solo ora, dopo la commissione parlamentare di indagine, ha potuto finalmente vedere partire le indagini che erano state archiviate superficialmente molti anni fa. Ci riferiamo al caso relativo al giudice Bufo, all'inchiesta che è stata chiamata la giustizia di Zorro con le connessioni paludose con l'Istituto delle Vendite Giudiziarie e appunto questo giudice al momento sospeso. Ci riferiamo anche al caso Buscemi, quello dell'attuale assessore alla cultura della giunta leghista di Pisa, che qui dal Tribunale di Pisa è stato assolto, mentre poi la Corte d'Appello di Firenze ha modificato la sentenza. Ci riferiamo a un caso recentissimo di immediata archiviazione, proprio il giorno stesso della denuncia, di una richiesta di autopsia per accertare la correlazione con la morte di una persona e una infezione contratta all'ospedale di Cisanello. È appunto archiviata senza la richiesta da parte del PM di un accertamento medico legale. Ci riferiamo alla vicenda di Andrea Montella, che è qui stato condannato per minacce gravi all'interno di una denuncia di un vicino di casa che l'aveva accusato di calunnie e minacce gravi. La discussione della causa è avvenuta con delle modalità veramente vergognose, con l'udienza fissata per le 9:30 e poi discussa 4 ore più tardi, con tutte le altre udienze che venivano discusse nel frattempo, con tutti gli avvocati e le parti che affollavano l'aula, con il giudice che non sapeva che si trattava che c'era la volontà di discuterla con rito abbreviato, pur avendo ricevuto la comunicazione, con il PM che si è letto frettolosamente mentre passavano delle altre cause in 10 minuti di che cosa si trattava. Tutto questo, noi pensiamo, non è solo dovuto a un clima di disorganizzazione che sarebbe facilmente risolvibile. Noi crediamo che si tratti di una giustizia di classe, che va a colpire chi è svantaggiato, chi viene dai ceti proletari, chi non è magari figlio di dirigenti, chi non è parente di arcivescovi, chi non è parente di personaggi collocati nelle forze armate, chi non è leghista, per esempio, o chi forse, sottolineando la forte presenza massonica che c'è nella città di Pisa, forse chi non è legato a logge massoniche. Più sconcertante che riguarda il mio caso, un caso di una banale discussione nata su una vicenda di cani che riguardavano il mio vicino, che si sono azzuffati, a cui ho consigliato appunto delle metodiche per separarli. Ebbene, questo vicino, diciamo, è colui che mi ha denunciato, e nonostante i vigili urbani che erano usciti a rilevare l'accaduto, chiamati dai vicini, e quindi dalle testimonianze che dimostravano
la mia estraneità ai fatti cui venivo accusato, cosa succede? Che il pubblico ministero e il tribunale non ha deciso di ritenere le testimonianze rilevate, ripeto, dai pubblici ufficiali che sono preposti a questo incarico, che i tribunali devono assolutamente e per dovere di giustizia tenere conto, più che le testimonianze così, diciamo, sporadiche o raccolte in modo approssimativo. Quindi di fronte a un fatto realmente accaduto nel momento stesso che accadeva praticamente, bene, questo tribunale ha deciso che queste testimonianze non hanno nessun tipo di valore, e questa cosa la dice lunga, anche perché facendo un po' per professione, no? Un po' di inchiesta su qual era l'ambito politico anche di chi mi accusava, no? E si scopre che è parente stretto del vescovo di Pisa, che il padre lavora a Camp Derby, che i suoi parenti, i fratelli della madre, sono parte di movimenti di estrema destra, nel consiglio comunale di San Giuliano si può verificare anche questa cosa. Quindi c'è, come in tutte le vicende, da Buscemi alla questione di Scieri e compagnia bella, sono ambiti dove l'estrema destra è fortemente presente, e quindi coloro che chiedono giustizia e che non sono appunto ideologicamente vicini a questi ambiti, a Pisa trovano stranamente no, delle sentenze ostili. Allora, io penso che non tutta la magistratura sia così, e come abbiamo visto anche per la vicenda di Genova, no? Per altre vicende, per le inchieste fatte dai giudici milanesi su Piazza Fontana, no? E di altre città, quel di Bologna e via di seguito, insomma, noi vediamo che c'è una buona magistratura che ha solo appunto applicato i dettami costituzionali. A me sembra che questo tribunale sia fortemente estraneo ai valori costituzionali.